Fitness. Passione. Curiosità. Un programma che cambierà il vostro modo di mangiare. Anche se ancora non lo sapete. Benessere. Cucina. E ospitalità. Seguiteci! Anno, nuova edizione per Cook Academy TV, vivace, esuberante, curiosa la nostra Justine Matera che ci accompagnerà in questa avventura. Imparerò a cucinare anche con voi, si può dire. Quindi all'insegna magari delle ricette, all'insegna delle interviste dei nostri ospiti. Anche del territorio, a scoprire del territorio insieme. Perché sei molto curiosa, sei anche molto sportiva perché sei una triatleta, ma prima di parlare di questo volevo fare un affondo su quello che è il tuo passato. Italo-americana, sei nata a New York. Cosa significa quindi per te il cibo e la cucina italiana? Va bene, la mia famiglia è italo-americana. Allora, mia madre cucina qualcosa di italiano, però con tante cose anche americane. Noi, mia mamma era bravissima, faceva veramente tutti i piatti pieni di colori diversi. Lei faceva delle verdure, insomma, le proteine, tutto un pasto completo come si fa negli Stati Uniti. Noi non facciamo tanto primo o secondo corso. Quindi questi piatti completi, vedrai che il patrimonio enogastronomico che noi trasferiamo attraverso Cook Academy entrerà pieno nelle tue corde. Sei una persona veramente colorata dentro, quindi cantante, giusto, attrice. Sei veramente poliedrica, eclettica, ma raccontaci un po' della tua storia professionale. Caspita, è successo tutto un po' anche per caso, perché io sono laureata in letteratura. Quando sono venuta qua, in realtà avevo studiato il terzo anno dell'università a Firenze. Per arrotondare le sere ballavo in discoteca e avevo un certo successo, mi rendevo conto, forse biondo negli anni 90 era un po' meno comune, però forse anche il fatto di essere straniera. E quando sono tornata negli Stati Uniti ho finito l'università e poi dicevo, ma faccio un anno sabbatico girando in Italia. Io andavo a Stanford, studiavo tanto, era un'università molto prestigiosa, faccio una cosa che non devo usare il cervello, faccio la cubista e viaggio e così. Via. Una bellissima esperienza, sì. E poi una grande evoluzione, cioè, un grande successo. Ma stranamente, mentre ballavo sulla console di questo DJ, mi diceva, ma canti anche? Ma non cantavo, però, ma sì, anche, sono di New York, Broadway, eccetera. Sono buttato, ho fatto un disco che è arrivato in classifica al secondo posto e poi mi sono trovata in tournée all'improvviso cantando e facendo festival bar. E questa anche tua somiglianza, la meravigliosa Marilyn. Quella è venuta dopo, ero a Milano per fare il secondo disco, quando camminando su Corso Sempione con un fotografo che mi fa, ma io conosco un mio amico che sta per fare un programma, lui secondo me si innamorerebbe di te. Sono sicura, a quel momento Paolini ti è uscito dalla, eccolo, te lo presento. Io stavo già pensando di tornare negli Stati Uniti, dicevo, devo fare qualcosa di seria qua, perché la vita, discoteche, dischi, ok, ma avevo studiato tutt'altro. Invece lui, vedendomi, ha detto, sei praticamente Marilyn Monroe, io cambio le sopracciglia, taglio i capelli e farai tu la mia valletta. Ed io ero scettica, infatti facciamo un provino a casa tua e finisce, era una favola. Invece no, era insistente, era anche comunque onesto. E quindi è partita questa bellissima storia lavorativa, sì, e anche sentimentale, anche affettuosa. Esatto, anche sì, affettuosa. E la tua storia comunque poi ha avuto una bellissima evoluzione, tanti successi e poi di nuovo l'amore. E l'amore ti ha portato... Famiglia. Esatto, ha una bellissima passione che è lo sport. Sì, infatti mio marito andava in bici, io portavo i bambini a vedere le sue gare, mi sono appassionata. A un punto ho avuto l'intuito che poteva essere anche magari un lavoro, perché no? Non era così comune questo glamour con lo sport. Ma che cos'è per te il fatto di essere una triatleta? Cosa significa essere una triatleta? sai la cosa, io... Ok, ho 52 anni, io nelle mie gare, dico con le altre nonne, non sono nonne, però vado anche abbastanza bene, sono anche molto competitiva. Ma la cosa è, se tu metti un obiettivo come fare una gara di triathlon,
e riesce a portarlo a termine, sì, si informa, per forza. Allora io mi sono posta questi obiettivi anche come caspita, cos'è meglio, utile al dilettevole. Allora io il mio obiettivo, farò quella gara e mangerò e mi allenerò perché arriverò a quel punto. E poi quando hai finito quella gara, la cosa del triathlon, perché è complicato, è difficile. Complicato. Quando finisci ti senti, sono uno supereroe. Allora potrei affrontare qualsiasi ostacolo perché se ho fatto quello veramente ti dà una forza e questa è la questa, cosa che Giustina, mi piace di Giustina, è una bellissima più. Filosofia di vita, quindi noi vogliamo condividerla assieme a te. Durante tutta questa edizione di Cook Academy TV potremmo veramente con te affrontare un percorso dedicato al benessere e al fitness. Cristina Lunardini ti sta aspettando ai fornelli. No, lei è un mito. Sì, ha preparato per te una bella ricetta del cuore, dedicata al cuore. Perché una... quanto è importante cosa mangi. Sì, è fondamentale, fondamentale, si vede. E un'altra ricetta dedicata al fitness, al benessere. Di questa ricetta noi faremo un approfondimento con la nostra dottoressa Sara Biondi, che io aspetto, quindi ti lascio andare ai fornelli perché siamo curiosissimi. Poi vi raggiungerò magari per l'assaggio. Giustine, una ricetta del cuore l'ho fatta pensando a te, alla passione e anche alla... il tuo piacere del mangiare, perché a te ti piace mangiare bene. A me piace proprio mangiare bene, con ingredienti buoni, semplice, digeribili anche. Cosa hai pensato? Allora, passatelli, perché passatelli sono la nostra terra, sono rappresentativi della Romagna, quindi rigorosamente in brodo della tradizione, ma io te li faccio con delle mazzancolle e degli spinacini. Quindi un piatto di gusto. Guarda, intanto preparo la salsa. Okay. Ci servono le mazzancolle, erbe aromatiche perché io non ne faccio mai a meno, uso del timo, dello scalogno e naturalmente gli spinacini e dei pomodorini secchi. Guarda, comincio a far rosolare lo scalogno appena, non lo faccio senza marcato, olio. Appena un filo d'olio, poco poco. Adesso ormai la tecnologia ci aiuta anche nelle attrezzature, abbiamo padelle, attrezzi che basta pochissimo olio. Lo faccio leggermente scaldare e metto anche un rametto di timo, quindi gli dà il profumo, rendiamo un piatto più appetitoso. E i pomodorini secchi, che sono un elemento che hanno il gusto, dicono, del umami. In qualsiasi umami. Piatto, se tu aggiungi i pomodorini secchi, gli dà la carica. La carica. Quella bella carica che hai tu quando parti. Quando parto per una gara. Brava. Dici. Ma tu a casa come cucini? Cosa fai? Caspita, io ho una situazione un po' complessa perché mio marito è intollerante a un sacco di cose. Almeno lui pensa di essere intollerante, allora non vuole le cose fermentabili, non vuole le spezie. Però poi, andando avanti, ho scoperto che variando sta meglio. Allora non è che... piano piano lo posso convincere facendo le cose gustose, che comunque dicendo non ho messo niente, non c'è burro, non c'è un po' di olio. Quindi lo inganni, fai una cucina ingannevole. Sai, noi donne ogni tanto bisogna fare qualsiasi cosa per fare. Altrimenti ti tocca cucinare, perché tu hai anche due ragazzi. Due ragazzi, che anche loro sono veramente critici. Ma insomma, sono proprio così. Non è, bisogna che venga a fare un giro a casa tua. Li mettiamo un po' in riga, esatto. Lo chef deve avere rispetto, glielo ricordiamo. Se no cucinate voi. Allora, mi offendo. Io ho pensato a questa ricetta utilizzando dei passatelli che sono già pronti, però li troviamo nel banco del surgelato, quindi hai la praticità di averli sempre in freezer. Pensi un attimo al tipo di salsa che puoi mettere in abbinamento, perché questi, se fai anche un brodino leggero, è subito pronto. Ma vuoi mettere con queste due mazzancolle gli spinacini? È veramente, perché abbiamo bisogno di essere appagati anche nel gusto. Facciamo leggermente rosolare la padella con i pomodorini e lo scalogno. Si sente il profumo, già. Non sembra neanche cotto neanche. Ma guarda, comincia solo a scaldarsi, non dobbiamo portare oltre misura, perché pensando a un piatto che ti può piacere ed essere di facile digestione,
quella rosolatura prolungata è un attimino più difficile, però mettere il gusto, i profumi e farli scaldare, io dico che li faccio scaldare e poi vado ad unire gli spinaci. Intanto l'acqua in ebollizione salata, è importante quando utilizziamo i prodotti surgelati utilizzarli così come sono dal surgelatore direttamente nell'acqua. Non bisogna toglierli prima, no? No, perché altrimenti si rovinano. L'importante è avere molta acqua salata e deve bollire bene, okay. Quindi aspettiamo un attimo. Io intanto i gamberi, in questo caso sono delle mazzancolle, le vado a tagliare, sono molto belle, le taglio in questa maniera, okay. Perché quando si... Allora, prima di tutto hanno una cottura rapidissima, quindi devono solo sentire un po' il calore e si arricciano, quindi vanno anche a completare il mio piatto. Allora, questi dopo? Sì, guarda, gli spinacini sono le foglie più tenere. Io dico spinacini, ma vanno bene anche gli spinaci, quelli anche leggermente più grandi. Questi qui così piccoli sono così teneri che non c'è neanche bisogno di togliere il gambetto, sono già stati puliti e appena ho la padella calda li vado ad aggiungere. E quindi è veramente una ricetta anche veloce, sì. L'importante è avere gli ingredienti. Fai sembrare così semplice. Ma guarda che alla fine è semplice, no, anche perché quelli che sono a casa, uno gli dobbiamo dare la possibilità di rifarla, ma quelli che sono a casa tua, quando torni gli farai vedere. Ma abbiamo visto quel piatto, adesso tocca a te, sì. Ma io ti do il tutto pronto, già tutto pronto, che arrivi, devi solo mettere sull'acqua. Diciamo che le mie ricette o la cucina vuole essere semplice, alla portata di tutti, ma di ottima qualità e buona. Quindi per un discorso di tu fai una cucina e la tua cucina vuole essere fitness, vuole essere benessere. È healthy, proprio salutare. E il piatto dove riesci meglio? Guarda, stranamente le orecchiette a cime di rapa mi vengono bene, sì, lo so che è un po' strana, ma... Da dove hai imparato? In realtà l'ho imparato perché dovevo farlo in un programma, allora per me è sempre proprio... mi dà magari anche l'input di... Mi sa che sei ostinata, che vuoi arrivare quando hai l'obiettivo. Se ho la gara, cioè, ok, adesso devo vincere. Si gareggia, sì. Sono d'accordo con te. Allora, io con le gare mi mettono sempre molta ansia, allora le evito. Ma se gareggio devo vincere. È tremenda questa cosa. Sai quando dicono sempre bisogna... Ah no, è bello partecipare, per me no. Guarda, verso i passatelli, perché praticamente è quasi pronta. Caspita, non sono neanche questi. Guarda, di sotto sono un po' più cotti. Li giriamo, intanto vado con la pasta. È ancora surgelata. Voilà. Sì, deve essere surgelata. Okay. E a questo punto, guarda, gli spinacini sono già pronti. Anche perché gli spinacini così tenere, tu li potresti mangiare anche crudi. Sì, infatti ogni tanto faccio un'insalata con questi, che è più interessante. Sì, questo, e vado di con le nostre mazzancole. Ecco qua. 2 minuti, il tempo di cottura della pasta, e abbiamo la salsa già pronta. Guarda, passatelli cotti in un attimo. La salsa, senti che profumo, si sente proprio l'odore della mazzancolla, dell'erbettina aromatica. Guarda, voilà, sono già pronti. Justine, è un attimo, via, guarda, poi è anche bello. Sì, no, è bellissimo, i colori. Voilà. Visto che è bello, ne approfittiamo per... Facciamo una foto. Dai, per una foto e magari li postiamo. Adesso siamo tutte sui social. Infatti, la facciamo così che sennò... Giusto un rametto di erbettina aromatica per far vedere che è l'erbettina che abbiamo usato. Ecco qua, i passatelli con mazzancolle, spinacini e pomodorini secchi. Capolavoro. Prendi quel telefonino. Vai con la foto. Facciamo la foto. Che pubblichiamo. Così, che mi piace. Ricetta... Mi piace anche proprio davanti. Sì. Brava. Ricetta veloce. Rosolare appena appena, scaldare il scalogno
pomodorino secco, aggiungiamo gli spinacini e le mazzancolle e aggiungiamo la pasta. Ed ecco che abbiamo fatto i nostri passatelli. I nostri? Sono i nostri, certo! Generosa! Justine, per completare, dopo un bel primo piatto, un secondo, che si possono mangiare separatamente, però se devi fare un menù, io ho pensato... Un menù completo, ecco. Questo è, cioè, sono tante, però è l'idea, perché nell'immaginario di tutti, quando pensano dieta, pensano petto di pollo, la griglia, insalata. Non tu non vedi detto, la tristezza. Cioè, sto già piangendo, il cuore è triste. Sì, tristissimo. Allora, invece facciamo un bel petto di pollo farcito con della ricotta e questa ricotta la vado ad aromatizzare con un po' di rosmarino. Qui l'erba aromatica puoi utilizzare quella che più ti piace, la maggiorana, il timo o anche io quella che hai. Il rosmarino. Ti piace il profumo? Piace molto. Sì, sì. Quindi guarda, abbiamo questa ricottina e la vado a insaporire maggiormente. Un po' di sale e pepe, okay, in piccole quantità e il rosmarino tritato. Di accompagnamento, sempre dei vegetali, ho pensato di fare dei carciofi saltati. Io li ho già puliti, li andremo a saltare con uno spicchietto d'aglio e appena un filo d'olio, poche cose. Semplicissimo, ok. Ok, quindi questo. Ma nella tua dieta, nella tua anche organizzazione della giornata, con i tuoi allenamenti, perché i figli, la casa, il marito, come no? fai? Come ti organizzi? Qual è la tua giornata ideale? Allora, di solito io appena porto i ragazzi, adesso i ragazzi sono grandi, allora comincio ad andare da soli. Che indipendenza! Guarda, io il petto di pollo intero, l'ho aperto, gli ho fatto un taglio, gli metto un po' di sale e pepe e vado a farcire con questa ricotta. E poi andremo a mettere in forno. Allora guarda, il nostro petto con il taglio, abbiamo messo la nostra ricotta, un leggerissimo filo giusto per non fare attaccare la carne e utilizzo un foglio di carta da forno e una carta stagnola e faccio un cartoccino, guarda, lo vado a chiudere. Come un regalo, ecco. Come una, diciamo che è la chiusura caramella, ah, sì, viene sì, detto. Sì, la caramella. E questo lo mettiamo in forno a 180 gradi, anche 190, per 25 minuti. Nel frattempo vado a saltare i carciofi con uno spicchio d'aglio e olio. Ok. Ma mentre noi aspettiamo il nostro petto di pollo al forno, ascoltiamo i consigli nutrizionali della nostra dottoressa Sara Biondi. È con grande piacere che apro questo salotto. Laurea in medicina e chirurgia, laurea in nutrizione umana e laurea in dietista cum laude. E anche docente, relatrice, coordinatrice di tanti progetti, Sara Biondi. È un piacere averti di nuovo in questo salotto per questa edizione di Cook Academy TV. Beh, il rapporto col cibo per te ormai è un rapporto ultra consolidato, ma perché Sara il cibo? Il cibo è sempre stato molto identitario nella mia famiglia, un po' nella mia storia, e quindi sono arrivata a un punto in cui volevo utilizzarlo anche come strategia terapeutica e anche come possibilità aggiuntiva a tutto il mondo della medicina. Con noi quindi da tante edizioni, hai conosciuto tanti chef, tanti ospiti, ma qual è il tuo rapporto con gli chef? Di grande rispetto, perché io sono molto più forte a mangiare che a cucinare e soprattutto mi piace quando la materia viene valorizzata, quando il prodotto viene utilizzato tutto tondo e quindi c'è pochissimo spreco, cosa che invece spesso per chi non ha questa manualità, non ha questa esperienza, risulta molto difficile.
E quindi mi piacciono sempre vedere queste mani che lavorano, che creano. Infatti si vede perché sei sempre appassionata e sei sempre anche molto puntuale e pungente nelle tue osservazioni. In questa edizione con Justin Matera apriamo il mondo del fitness, del benessere, del wellness. Quindi questa ricetta che Cristina ha messo a punto con Justin la possiamo analizzare. Volentieri. Ritroviamo sia il pollo che un latticino, in questo caso il fiocco di latte, che nello sportivo sono particolarmente indicati, perché se il pollo è considerato un prodotto ad alto valore biologico per la qualità proteica e a basso contenuto di grassi, il latticino è ricco di sieroproteine che sono ideali per la fase post allenamento, per la ricostruzione del muscolo. Quindi questa ricetta può essere spesa sia nel pasto pre-allenamento, quindi almeno 2 ore e mezzo, 3 ore prima, abbinati a una quota di carboidrati di cui il muscolo si ciba, e in questo caso la quota di latticino deve essere un po' più basso, mentre invece se la mangiamo nel post allenamento, quindi nel pasto che seguirà, il pasto principale che seguirà l'allenamento, la quota di latticino deve essere un pochino più importante, perché abbiamo un pochino stressato il muscolo. Quando il muscolo viene allenato in realtà si rompe e poi va ricostruito. Molte volte lo sentiamo che l'abbiamo stressato con i classici dolori muscolari. Ottima quindi questa sottolineatura per poter replicare a casa questa ricetta. Noi però possiamo comunque andare in cucina ed assaggiarla. Assolutamente. Mentre Sara ci dava tutti i consigli preziosi, io ho saltato in padella con uno spicchietto d'aglio i carciofi e li ho lasciati leggermente croccanti. L'aglio lo tolgo, quindi dà solo un leggero profumo e andiamo ad impiattare. Ok. Sono passati 20 minuti, 25, di solito io controllo, e ho tirato fuori dal forno anche il petto di pollo e vediamo come è venuto. Ok. Sono curiosa. Ti piacciono i carciofi a proposito? Molto, molto. Sì, è un bel prodotto di stagione che si presta in mille preparazioni. Io lo amo molto. Ecco qua. Vedi, anche perché con questa ricetta noi abbiamo utilizzato il forno e giusto una padella per saltare i carciofi, e con questo metodo di cottura di mettere tutto dentro alla carta rimane senza grassi, quindi è una cottura più saporita del vapore, perché il vapore sarebbe proprio, però rimane molto al naturale. Con poche cose. Carciofi, petto di pollo farcito e guarda, abbiamo fatto abbastanza veloce e nello stesso tempo abbiamo un piatto gustoso, e in questo caso la ricotta è venuta leggermente fuori, ma va benissimo, non è un problema nella preparazione, ma ha uno scopo questa ricotta. Molte volte il petto di pollo è molto asciutto, mettendo questa ricotta aromatizzata manterrà il petto di pollo un po' più morbido e gli darà più gusto e sapore. Justine, tu sei la mia social manager. Brava, tu vai con le foto. Ok, io faccio la foto. E ricordiamo un attimo questa preparazione. I carciofi li abbiamo puliti, tagliati a spicchi e saltati con uno spicchio d'aglio. Il petto di pollo intero, tagliato, formato una tasca, l'abbiamo farcito con un po' di ricotta, rosmarino, sale e pepe, avvolto in un foglio di carta da forno e carta stagnola, 190 gradi, 25 minuti in forno. Ecco qua. Niente. Vero? Questo? Un attimo. E poi il vantaggio di questa ricetta? La puoi preparare prima e scaldare all'ultimo minuto. Ok, allora per i bambini è perfetto, i bambini, gli adolescenti. Sì, sì, così dai, no? Visto che sono così esigenti. Allora, mentre noi versiamo un po' di acqua, perché l'idratazione è sempre fondamentale nello sport e nella vita. Brava. Tutti i giorni. Tu vai a assaggiare i piatti, no? Io assolutamente assaggio tutte le ricettine che avete preparato. Cioè, qui mi preparo. Allora, voi mi fate cucinare
Io devo cucinarvi, ma che pulire, mettere a posto, allora una va via in bicicletta, l'altra va a mangiare, io devo lavare i piatti, non va mica bene. Tanto è stare bene e divertirsi. Ah, sì, però c'è qualcosa che non funziona, è una di quelle operazioni che non è dare, avere. Io la prossima volta faccio la sportiva, voglio una bicicletta. Non dire così, che dopo qui abbiamo le spie, su. Lei è incorruttibile. Sì. Allora, no, mentre noi versiamo tu vai a assaggiare? No. Allora.